Ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera di casa mia in via di definizione giuretta, che per l'estate, fine estate, ce la facciamo. La porta è, come potete vedere, un po' bianca, un po' marron. Piano piano. Amici, oggi vi vorrei raccontare una storia vera, la mia personale storia. Allora, si tratta di una cosa, di una storia emblematica, di come certe volte noi ci facciamo dei problemi, ci facciamo prendere da tali insicurezze che non riusciamo a vedere che la soluzione del nostro problema è a portata di mano ed è facile, molto più facile di quello che crediamo. Allora, ti racconto di come mi sono sbarazzata di una persona molesta. Allora, non si tratta di una persona molesta in senso cattiva che voleva farmi del male o che mi odiava, o non in questo senso. Questo è un altro discorso molto più complicato che non vorrei mai affrontare così leggermente e che invece richiede tutto un altro ragionamento e soprattutto liberarsi di una persona di questo tipo vuol dire innanzitutto scappare, sto parlando della persona cattiva, scappare e poi chiedere aiuto a chi di dovere, è un altro paio di maniche. Allora, invece io ti vorrei parlare della persona che è buona, che non ha cattive intenzioni, ma che dà fastidio, che ti perseguita quasi, che ti mette in imbarazzo, ed è quello che è successo a me oramai quasi 20 anni fa, no, 20 anni no, vogliamo dire 15 anni, diciamo 15 anni fa. Io ero un po' più giovane, ma certo non così giovane, diciamo, non ero proprio una pischella, però avevo le mie difficoltà a rapportarmi, soprattutto con il mondo maschile. Lavoravo a quell'epoca in un negozio di Milano, un bel posticino, devo dire. Mi trovavo abbastanza bene, eravamo posizionati in una zona bella di Milano, una zona frequentata da ricchi e abitata anche da persone ricche. Una persona che serviva al negozio, che lavorava, diciamo, col titolare del negozio, veniva spesso a trovarlo. Io ero nuova in questo ambiente, conoscevo soltanto il titolare e poche altre persone che ci lavoravano, l'unica donna. E un giorno apparve questo signore, questo collaboratore esterno, che veniva di tanto in tanto, insomma per motivi lavorativi ma anche di amicizia, a trovare il titolare del negozio. Era un tipo simpatico, anche troppo, di quelli che se gli dai la mano si prendono tutto il braccio, un uomo di oltre 60 anni, molto vivace, molto spiritoso, tanto spiritoso, molto anche un po' sbruffone, un po' milanesaccio, vecchio stile, un po' di quelli. Girava con la macchina e la musica a tutto volume, mi ricordo, con le canzoni dei cantautori milanesi che poi mi piacciono anche, però una tamarrata, ragazzi, una tamarrata. Una volta si era fermato davanti al negozio, lasciando la radio accesa e le portiere aperte, con la musica sparata, lo faceva apposta perché si divertiva a mettere in imbarazzo gli altri, e si sentivano le canzoni di Iannacci, ma poi anche di altri cantautori, e portava le scarpe del tennis, e parlava dei Berlut, immagina una strada di Milano, di quelle frequentate solo dal signore bene della città, e arriva questo tipo, che era, mi ricordo era un artigiano, in pensione, ma tutto sommato faceva ancora qualcosa, era molto bravo nel suo lavoro, uno degli ultimi grandi, bravi artigiani di Milano, come ti dicevo, ultra sessantenne, mentalità un po' da cacciatore, predatore, e casinaro, uno di quelli che occupano la scena, che entrano in negozio, ti buttano giù le mura, e aveva un atteggiamento, soprattutto con me che ero donna, diverso rispetto a quello che aveva con gli altri, con gli uomini. Io ero diventata la sua preda emotiva, perché innanzitutto la curiosità di trovare una donna in negozio, quindi non ti dico, la prima volta che è entrato col sigaro, così sotto i miei baffi, ce li avevo, ma a 10 centimetri di distanza, come ti chiami?
Poi rideva perché vedeva il mio imbarazzo, perché trovarmi vis-à-vis con una persona, con un uomo che con questo atteggiamento di consapevole, perché sapeva che mi stava mettendo in imbarazzo, mi metteva in imbarazzo. Io diventavo blu, viola, giallo, non so più neanche io che colore. Quindi tutti guardavano così. E poi cominciava con provocazioni di ogni tipo. Già quando arrivava lui, barzellette sconce, racconti sconci, si scatenava il putiferio in quel negozio, non ti dico, diciamo che il titolare non era contento, però ci stava anche al gioco. Io ero imbarazzatissima, imbarazzatissima, imbarazzata, 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 anche perché sapevo che ero controllata proprio per la reazione che potevo avere, quindi mi sentivo gli occhi addosso perché c'era un po' di divertimento nel vedere come la prendevo, perché la prendevo male, ecco perché c'era divertimento. Timidissima, io non dicevo nulla, ero proprio mamma mia, madonna mia. E questa persona più mi vedeva così, mi vedeva in imbarazzo, mi vedeva diventare viola, e più veniva da me a raccontarmi queste cose, a fare battute, a provocarmi, a mettersi vicino così. Ma sai cosa vuol dire avere per dei minuti una persona che ti guarda? Non male che io lavoravo, dovevo lavorare anche perché c'era il titolare che mi stava addosso così e si cavolava anche un pochino di questa situazione, quindi lo doveva allontanare un po', lo richiamava a sé, lo richiamava al dovere, come dire, vieni qua che lì dai solo fastidio. Poi un giorno mi prese il treno, l'aria, fermati, Anto. Poi un giorno ebbe un'intuizione, non fu frutto di un ragionamento, ma una banale intuizione. Banalissima, ma mi ha salvato la vita. Andai al lavoro e insomma arrivò questo signore, solite cose, solite battute, solite provocazioni, solito sigaro fumato in faccia, occhi aggrappanti, cioè gli occhi aggrappanti. Solite cose. Battuta, barzelletta, e io risi per la prima volta le sue barzellette. Cominciai a ridere anch'io. Cominciai a ridere anch'io, non sguaiatamente, non in modo palesemente artefatto, ma cominciai a divertirmi anch'io alle sue battute. Cosa che lo lasciò totalmente sguarnito. Non se l'aspettava. Io cominciai a ridere, cominciai a divertirmi e non solo. Rispondevo anche alle battute, con altre battute non al suo livello, ma rispondevo e questa cosa l'ha preso completamente contropiede. E all'inizio rideva, era contento, rideva, e insomma, è iniziato addirittura un rapporto quasi d'amicizia, eh? Poi però si è accorto nel giro di pochi giorni che io gli avevo rotto il giocattolo, gli avevo rotto il giocattolo, si è smontato, un soufflé smontato da sborone di quelli proprio, oh, come quella volta che la batteria gli andò a terra perché era lì con la macchina, con la musica a manetta spenta, le cose che combina, da sborone provocatore a soufflé ammosciato, non riusciva più a fare le battute. Era diventato impotente di battute, ragazzi, una cosa. Gli avevo smontato il giocattolo perché io adesso ridevo con lui e parlavo con lui. È svanito, il mio fantasma è svanito e ti dirò di più. La cosa incredibile è che poi lui ha cominciato addirittura a diventare l'opposto di quello che sembrava a me, molto aggressivo, molto presente, molto impudente, molto, sai, uno che ti parla a 10 cm, lo fa apposta. Uff. Era diventato esattamente l'opposto e aveva cominciato a parlarmi dei suoi problemi personali e aveva bisogno di me perché era una donna, quindi sentiva di potersi aprire. Io lo ascoltavo con il datore di lavoro che ci mangiava, io continuavo a lavorare. Quindi era anche molto difficile come situazione, però cosa dovevo fare? Questo era molto, comunque una persona che era invadente di carattere, evidentemente, quindi bisognava proprio prendere e dire, senti, ascolta, va via, perché bisognava far così. Ero diventata la sua confidente, veniva come un agnellino serio, ma come, sei venuto qui ridendo, scherzando, buttando giù le mura, urlando come un pazzo, con la musica di Iannacci, con la musica dell'altro, gobbo suo padre, gobba sua madre, gobba la figlia della. Cioè, ma
E poi ti vedo così e ha cominciato a parlarmi dei suoi problemi familiari, della moglie, di come lui, insomma, non fosse felice con la moglie, però e aveva una passione malcelata per un'altra donna, però non se la sentiva di buttare tutto all'aria. Lo posso dire, sono passati 15 anni, io ho perso le tracce di questa persona. Non si sentiva di buttare all'aria la sua storia di una vita con la moglie per quest'altra persona. E parlava sottovoce, mi ascoltava e aveva bisogno di questo contatto. Insomma, la mia esperienza lavorativa durò un tot e poi me ne andai da quel negozio. La cosa che rimpiango oggi di più è paradossale, ma la cosa che rimpiango di più è questa persona, che non so se ci sia ancora, perché già allora non era un giovinotto, spero di sì. Che ci sia e come, che viva e lotti con noi. Com'è andata a finire con la sua storia d'amore che non poteva prendere il volo? Com'è andata? Mi dispiace di non avere mantenuto i rapporti con questa persona. È, devo dire, una cosa che mi manca, mi manca. E ricorderò sempre di come è stato facile risolvere questo problema. Come dice un detto, non ti so dire chi l'abbia detto questo detto, ma smetti di fare la vittima e sparirà il tuo carnefice. È proprio vero, eh? È proprio vero. Ciao!